Incontriamo nuovamente con molto piacere la scrittrice Noemi Izzo, che nel frattempo ha pubblicato il seguito del libro di cui ci aveva parlato nell'appuntamento precedente. Ciao Noemi! Ciao Claudio, buonasera, grazie per il tuo spazio. Buonasera a tutti, ciao! Grazie a te Noemi, eccoci di nuovo qua. Allora, Shanter, ci avevi allietato con Shanter, adesso, quindi, e ci eravamo ripromessi di rincontrarci perché nel frattempo stavi lavorando su Shanter 2, i quattro regni. Yes! Vai. Allora, come avevamo già detto nell'altra intervista, chi l'ha persa la può recuperare tranquillamente sempre da Claudio. Il primo libro è L'altra parte dell'oscurità, Shanter è una trilogia, ed è uscito da neanche un mese il secondo, quindi Shanter 2, i quattro regni. Faccio vedere la copertina, che è bianca, è fatta volutamente in modo diverso, anche se la copertina è con la collana, per sempre per il senso poi che darò alla fine della trilogia, della spiegazione. E vi dico in breve comunque la trama. Allora, ci troviamo in un mondo parallelo alla Terra, ma questa volta andremo a finire nel passato. La protagonista cambia, quindi non sarà più la sirena del primo, che si chiamava Evis, ma sarà Isha. E il libro inizia con lei che vive nel nostro mondo, quindi il nostro secolo, e aprendo un libro cade in un portale, diciamo, e si ritrova nei quattro regni, appunto, che è proprio un mondo a sé stante, dove ci sono questi quattro regni con quattro re, quattro regine e tutto quanto. Cercherà di tornare indietro, ma non riuscendo dovrà adattarsi alla vita di corte del 1600-1700, giù di lì. Quindi è una ragazza dei nostri tempi, è un attimino complicato. Come se non bastasse, è sposata quindi con il principe dell'est, perché lì ci sono tutte quante alleanze, per cui insomma si ritroverà sposata e sarà la prossima regina del Regno dei Ghiacci. Per cui troveremo una ragazza fragile, un'adolescente, comunque lei ha 17 anni, che dovrà combattere con se stessa, con la madre, che poi non è la madre, però insomma in quel momento è la madre perché lei sta in quei regni, e dovrà scoprire se stessa. Vi anticipo che è più romance del primo, ma è fatto in modo voluto. Nel primo mi sono soffermata di più nelle battaglie, nell'epicità, perché erano demoni e sirene, loro sono streghe e stregoni, ma dalle fattezze umane. La magia è un elemento, diciamo, che circonda questo mondo, ma non tutti ne hanno il dono e non è più la magia di una volta. Per cui diciamo che il triangolo amoroso che si aprirà davanti a noi, la maledizione della collana, l'intreccio che c'è sotto, è il pilone portante. E come cambieranno comunque questi quattro rampolli che stanno al potere, volevo evidenziare quanto sia sciocco mettere quattro adolescenti al potere di quattro grandi regni. Per cui niente, ci saranno anche battaglie e tutto il resto, però sarà più romance e sarà più un'introspezione proprio dei personaggi. Allora, e faccio vedere la mappa dei regni, che è stata fatta da Progetto Artisti, in modo che entriamo ancora di più nel vivo di questo mondo fantasy, e la rifarò anche per il primo e per il terzo. E niente, in breve questo è il mondo dei quattro regni che volevo presentarvi, e poi niente, vi presenterò il terzo, dove si chiuderà bene il cerchio appena uscirà. Grazie. Perfetto. Da quante pagine è composto Shanter 2? Allora, è un po' più lungo del primo, queste sono 400, ma dentro abbiamo messo, oltre la mappa, abbiamo messo un prologo, abbiamo messo, è diviso in quattro archi narrativi, perché comunque essendo quattro protagonisti volevo dare ognuno di loro il giusto spazio, e ogni atto ha un disegno. Calcoliamo sempre che la magia e i quattro elementi saranno la base su cui nasce poi la magia, e quindi ogni arco narrativo ho fatto fare un disegno con la pozione, quindi acqua, terra, fuoco e aria, e quindi saranno 400 e qualcosa. Poi se lo prendi in ebook sono un po' di meno, quella rigida sono un po' di più, orientativamente sulle 400. Questa volta mi serviva più spazio. Isha che entra nel nostro mondo, già semplicemente l'atto primo serve a presentare il personaggio, mentre con Evis sono riuscita a essere più veloce. In questo caso avevo bisogno di più tempo per arrivare ai personaggi, quindi ho dovuto prendere più pagine. ti faccio una domanda curiosa: hai un luogo particolare dove scrivi o dove capita?
No, 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 rigorosamente in silenzio sul mio divano, non posso scindere da queste due cose, no, no, assolutamente, il mio divano e in silenzio per forza, non mi concentro abbastanza, se no. Ma scrivi a penna o scrivi direttamente magari? Allora, no, tutto il libro a penna sarebbe un suicidio, faccio le bozze, quindi la mia scaletta, quando mi viene un'idea mi prendo l'appunto, poi sono piena di fogli che poi cerco di ubicare, sistemare, viene una sorta di altro mini libro di appunti per fatti loro, però poi dopo la stesura completa no, la metto sul PC perché sennò veramente è da diventare scemi da prima, seconda e terza stesura. Ok, vabbè, l'abbiamo già detto per Shunter 1, ripetiamolo per Shunter 2, dove è possibile trovarlo? Allora, su Amazon ho deciso il self-publishing di mia spontanea volontà, poi non so se vuoi sapere i motivi, comunque ho deciso di fare su Amazon e lo trovate in copertina rigida, copertina morbida, ebook e ho aderito all'Unlimited, quindi per chi comunque ha l'abbonamento all'Unlimited può leggerlo tranquillamente nel catalogo degli scaricabili, per cui... ho aderito a tutto quello che c'è. Perfetto. Va bene, allora ti aspettiamo per Shunter 3 e grazie. Quindi grazie, per il momento grazie e buon Shunter. Grazie Claudio, buonasera a tutti, grazie mille, ciao. Titoli di coda.